Siamo ad Asti per il congresso nazionale dell'ANIRC, cioè dell'associazione appunto che si occupa della cura delle cefalee. E tra i tanti temi presentati c'è anche stata la presentazione di un algoritmo per aiutare, diciamo così, il medico di medicina generale nella diagnosi e nella terapia dell'attacco acuto di emicrania. Noi ne parliamo col professor Giancamillo Manzoni, responsabile del centro cefalee di Parma. Allora, intanto, perché avete sentito la necessità di mettere a punto questo algoritmo? Ma l'abbiamo sentita perché ormai esistono tantissime linee guida internazionali, ce n'è una fatta molto bene anche italiana della Genas, uscita e pubblicata nel 2011, che riguardano però, che sono rivolti allo specialista del centro cefaleo, quantomeno allo specialista neurologo. Per dare un'idea, sono 120 pagine che riguardano la terapia preventiva e sintomatica delle varie forme di cefalea primaria, incluse l'emicrania. Questo strumento non è adatto al medico di medicina generale, che ha tantissime patologie da trattare e che dovrebbe essere veramente un pozzo di scienza se sapesse tutto su tutto. Allora abbiamo ritenuto che il medico di medicina generale, attraverso il quale deve passare il paziente che soffre di emicrania, se consideriamo che ne soffre il 10-12% della popolazione, è impensabile che tutti riescano ad afferire a un centro specialistico. Perciò il primo medico che è il referente del paziente è il medico di medicina generale. Il medico di medicina generale non aveva tutt'oggi uno strumento semplice, adatto, per poter così provvedere a un'adeguata terapia sintomatica dell'emicrania. Certo, e come è fatto lo strumento? Ci sono una serie di domande che con poi flowchart, come si sviluppa? Quello relativo all'emicrania, perché poi ce n'è uno relativo alle cefalee di tipo tensivo, però se ci limitiamo all'emicrania, sono due schede, una delle quali è un algoritmo diagnostico, perché chiaramente è propedeutico al trattamento dell'attacco avere anche una certezza sul tipo di mal di testa che il paziente in quel momento sta riferendo. Certo. Il secondo è invece relativo proprio alla terapia. E come verrà reso disponibile al medico di medicina generale? Ma c'è l'idea di riuscirlo a distribuire in modo capillare a tutti.